ringraziamento a Don Erminio a nome di tutti i parrocchiani. 20 anni volano, ma 20 anni sono tanti, e per ricordare i fatti più sanguinanti di questo tempo nel quale la nostra parrocchia ha avuto la fortuna di avere Don Erminio, suo parroco e abate, ci vorrebbe un convegno. Con un lungo intervento non farei un regalo a Don Erminio, che per queste situazioni è schivo e non ama sentire una sequenza di logiche. Mi limiterò quindi a poche parole. Durante il suo mandato ho partecipato a più consigli pastorali e ho sempre potuto notare ed apprezzare come ha guidato la ricerca delle soluzioni per i diversi temi affrontati e i problemi che si sono presentati. Ha tenuto cioè la guida di un pastore che ha sempre cura del suo peggio. Tante le iniziative e le decisioni che potrei ricordare, dalle modifiche architettoniche che hanno guidato per portare la sua struttura originale, alla cura, alle scelte di ogni, e alla cura e alle scelte di ogni quaresimato, dai tanti viaggi di pellegrinaggio nella Russia cristiana in Terra Santa, alla gestione della basilica durante le scuole, dal trovare il giusto equilibrio per essere parroco e contemporaneamente rispondere agli impegni derivanti dall'essere vicario episcopale, dall'oratorio fino all'aspetto pastorale che mia moglie e io abbiamo seguito per tutto il suo mandato, quello della pastorale familiare ed in particolare la preparazione dei figli sposi. Per ogni iniziativa la caratteristica è stata una sola: Don Erminio ha lasciato un segno. Ricordando il bellissimo film di Frank Capra, La vita è una cosa meravigliosa, si può dire che la sua presenza ha cambiato la nostra parrocchia. Sempre vicino a ricercarsi conforto, è stato per tutti noi una guida, oltre che un amico, e ha lasciato un segno. Queste le motivazioni che ci portano a ringraziare il Signore per aver sfornato per tutti questi anni e a dire un grande grazie a Erminio per tutto quello che ha fatto e per essere stato con noi. Un grazie non casuale e formale, ma un grande grazie che esce dal profondo del cuore.
Presta quaesumus omnipotens Deus, ut nos geminata letizia audierne festivitatis excipiat, quae de beatorum martium tuorum, protasi et gervasi, glorificazione procedit, vos sea del fides et passio, vere fecites et germanos, per Dominum nostrum Iesum Christum filium tuum, qui tecum vivit et regnat in unitate